C'era una volta una maga che aveva tre figli, buoni e generosi, che le volevano molto bene. Ma lei no, lei non si fidava di loro e pensava sempre che un giorno le avrebbero tolto ogni cosa. Bisogna che tramuti il mio figlio maggiore in un'aquila, che voli sempre lontano, sempre più in alto. Anche il secondo devo rendere inoffensivo. Lo tramuterò in una balena dei mari del nord, e così starà sempre più lontano dal mio regno. E io potrò governare senza che nessuno interferisca nelle mie faccende. Sì. Penso che questa sia la soluzione migliore. Poi mi occuperò anche del terzo. E vivrò tranquilla. Ma il terzo figlio aveva di nascosto ascoltato i progetti della madre e senza attendere oltre, decise. Me ne andrò al più presto. Ecco che cosa farò. Altrimenti mia madre mi muterà in una bestia feroce. E io non voglio fare la fine dei miei fratelli. È meglio che mi metta subito al sicuro. Ho sentito dire che nel Castello d'Oro abita una principessa che è vittima di una stregoneria e aspetta soltanto di essere liberata. Tutti hanno tentato, ma l'impresa è molto difficile. E io purtroppo non ho niente da perdere. E non mi rimane altro che tentare di salvarla. Sì, certo, salvarla, anche se devo rischiare la vita. Cammina, cammina. In un bosco incontrò due giganti che litigavano per il possesso di un cappello. Incuriosito, si fermò e chiese: Come mai lottate per il possesso di un misero cappello? Con quanti ne esistono al mondo, quello che state facendo è una cosa veramente sciocca. Spiegatemi la ragione di questa lotta. Eh già, tu parli così perché non conosci il potere magico di questo copricapo. Chiunque se lo mette può andare un attimo dove vuole. Ti sembra forse poco questo, eh? Sentite, voi non vi metterete mai d'accordo. Perciò date a me il cappello e lo adopererò. E poi ve lo renderò, no? Mi sembra sia una buona soluzione. Tra i due litiganti, il terzo gode. Gli uomini piccoli sono, a detta di tutti, molto saggi. Perciò ti appendiamo il cappello, ma poi riportacelo al più presto, eh? Il giovane si mise il cappello in testa e si incamminò. Strada facendo, gli venne di pensare. Ah, come mi piacerebbe essere nel castello della principessa, ma è così lontano. Chissà quando mai arriverò. Non appena ebbe pensate queste parole, ecco la magia avverarsi. Egli si trovò come d'incanto nelle sale del Castello d'Oro. Dunque, il cappello era veramente magico. Il giovane allora attraversò molti e molti saloni ed infine eccolo di fronte alla principessa di cui tutti parlavano. Ma quale delusione, bambini, lo aspettava. La principessa era orribile a vedersi. La sua faccia era rugosa e rossa e come ricoperta di cenere. Una fanciulla, bambini, splendida, senza dubbio vittima di un incantesimo. Vedo che piangi, fanciulla, e capisco la tua tristezza. È penoso avere una simile disgrazia. Ma dimmi, che cosa posso fare per te? Che cosa? Come posso distruggere il maleficio che ti incatena? Sappi che per liberarmi bisogna prendere la palla di cristallo e tenerla davanti al viso del mago. Solo in questa maniera si spezza il suo potere e io potrò riacquistare la mia bellezza. Ma non provarci neppure. Sapessi quanti giovani come te
hanno perso la vita in questo inutile tentativo. Non voglio più che nessuno si sacrifichi per me. Tanto è tutto vano. Non ti preoccupare, nulla può fermarmi. Sono sicuro che saprò liberarti. Sì, liberarti da questo maleficio. Spiegami soltanto che cosa devo fare. Dovrai impadronirti della palla di cristallo che sta nel becco di un uccello di fuoco. Ma devi stare molto attento a non lasciarla cadere. Altrimenti tutto quello che verrà colpito si incendierà e tutta la tua fatica sarà stata inutile e vana. Ora va, o straniero. Che Dio ti protegga. Aspetterò con ansia il tuo ritorno. Il giovane partì, trovò e raggiunse, dopo molta fatica, l'uccello di fuoco che se ne stava appollaiato su di un dirupo altissimo. Ed ecco intervenire il fratello del giovane trasformato in aquila, che con poderosi colpi di artiglio costrinse verso il mare l'uccello, che nella fuga lasciò cadere la palla di cristallo che stringeva nel becco. La palla cadde su di una capanna in riva al mare, che immediatamente si incendiò. Allora, dal mare, il fratello tramutato in balena mandò lunghe ondate che spensero l'incendio. Finalmente il giovane, tra le ceneri ancora fumanti, poté trovare la palla di cristallo e immediatamente pensò di raggiungere il mago. Pensato e fatto, si trovò dinanzi ad un vecchio arcigno e fremente. Ecco, mago, questa è la palla di cristallo. Il tuo potere è ormai distrutto. Ora sarò io il re del castello d'oro. Per primo, restituisci la bellezza alla principessa e l'aspetto umano ai miei fratelli, perché non vedo l'ora di vederli. E in queste prove mi sono stati di grande aiuto. Va, va, va! Il mio potere ormai non serve più a nulla. A nulla! Tu, soltanto tu, prendendo la palla di cristallo, potrai operare ogni magia. Tu, soltanto tu, tu, tu. Ed il giovane allora corse dalla principessa e la trovò splendidamente bella. E vicino a lei c'erano i suoi due fratelli, tornati ad essere quelli di prima, impazienti soltanto di vederlo e di ringraziarlo. Grazie. Ci hai salvato la vita e ce l'hai ridata. Ti saremo riconoscenti per sempre. Oh, valoroso giovane. Mio padre ci attende per festeggiare degnamente le nostre nozze. Non facciamolo attendere oltre. Vengo. Vengo, principessa. Vengo. Aspetta. Aspetta. Soltanto prima. Dovete sapere che tanti e tanti anni fa il buon Dio errava sulla terra per conoscere meglio gli uomini. E una sera, molto stanco, non potendo raggiungere una locanda, si fermò in una piazza dove c'erano due case, una ricca e un'altra molto povera. Disse Dio fra di sé: se chiedo ospitalità al ricco, senza dubbio non gli darò incomodo. La sua casa è accogliente e grande. Dormirò da lui, se me lo permette. E si avvicinò alla porta e bussò. Si aprì una finestra. Che cosa cercate a quest'ora da lupi? Vi chiedo, per favore, ospitalità per questa notte. Il ricco signore guardò meglio il viandante e pensò: così male in arnese non mi dà certo fiducia. Poi disse: mi dispiace, ma non posso accogliervi. È la stagione della raccolta e ho tutte le stanze piene di sementi. Non saprei proprio dove farvi dormire. Cercate di alloggiare altrove. E poi, se dovessi ospitare tutti quelli che bussano alla mia porta, sarei diventato anch'io un mendicante. Perciò andatevene, andatevene.
al buon Dio, non restò allora che bussare alla porta della casa di fronte. Aprite, brava gente. Sono un povero viandante che chiede alloggio per la notte. La porticina si aprì e comparve un pover'uomo, ma gentile, sorridente. Entrate, bravo uomo, entrate. Oh, non si rifiuto alloggio in una notte come questa. Beh, passate qui la notte. Un posticino lo troveremo. Entrate, entrate, su, avanti. Venite, venite accanto al fuoco per riscaldarvi. Mi avete fatta di strada, Si vede dalle vostre scarpe impolverate. Per la cena, purtroppo, ho poco da offrirvi. Stasera mangiavamo queste due patate, ma le divideremo con voi. Abbiamo poco, ma ve lo doniamo con cuore. Fra poveri, bisogna aiutarsi. E tu, marito, mungi la capra. Un poco di latte farà piacere al nostro ospite. Senti, marito, cediamo il nostro letto al viandante. È più stanco di noi, senza dubbio. Sentite, buon uomo, ecco il nostro letto. Noi dormiremo sulla paglia per una notte, ci farà bene. Ma riposatevi, voi sarete stanco. Il buon Dio non voleva togliere anche il letto a quella brava gente, ma loro insistevano e allora dovette accettare. Il mattino, quando si alzò, divise ancora la colazione con i due e quando fu per uscire, disse: voi siete stati buoni con me, perciò esaudirò 3 dei vostri desideri. Oh, vi ringrazio, signore, ma non saprei che cosa augurarmi. La salute l'abbiamo, il pane ogni giorno ci è assicurato dal nostro lavoro. Oh, non saprei che cosa scegliere. Sì, non saprei che cosa scegliere come terzo desiderio. Non ti piacerebbe avere una casa più bella? Quando al mattino il ricco si svegliò, affacciandosi alla finestra, si accorse subito della novità e, chiamando la moglie, disse: moglie, ma che cosa è successo? Corri là di fronte e cerca di chiarire questo mistero. I due poveretti, interrogati subito dalla donna, ingenuamente le raccontarono tutto quello che era accaduto e quindi la storia dei 3 desideri. La moglie del ricco, irata, tornò a casa e cominciò a rimproverare il marito. Hai visto? Hai visto tu che cosa hai combinato con la tua grettezza? Oh, sarei da picchiare, hai ragione. Dovevo dare ospitalità al forestiero. E adesso corriamo ai ripari. Su, prendi il cavallo e cerca di raggiungerlo. Forse avremo qualche cosa anche noi. Di gran carriera, il ricco raggiunse il buon Dio e molto gentilmente cercò di spiegare. Oh, non abbiatevi a male, mio signore. Ieri sera capisco di essere stato scortese, ma dovete scusarmi, io non vi ho aperto perché non trovavo la chiave. Ma se tornate indietro, dovete alloggiare da me, ci tengo. Ho saputo che avete esaudito i desideri dei miei vicini. Non potreste accontentare anche me, so che siete molto generoso. Sì, io potrei anche accontentarvi, ma vedo che avete tutto. Che cosa potete desiderare ancora? Ma voglio farvi felice lo stesso. Andate a casa e i vostri 3 desideri saranno esauditi. Ora anche il ricco era contento, ma pur pensando intensamente non riusciva a formulare neanche un desiderio. Pensate, era tanto assorto che lasciò cadere persino le redini del cavallo, che spazientito si rizzò sulle zampe posteriori. Il ricco allora si irritò. Stai fermo, brutta bestia! Vorrei che ti si spezzasse il collo! Non l'avesse mai detto. Il cavallo cadde all'istante morto stecchito. Il primo desiderio era stato esaudito. Il ricco raccolse allora i finimenti della bestia, pensando: ho ancora 2 desideri. Però, pur pensandoci, non riesco a immaginare niente.
ho tutto. Oh, ma come pesa questa sella? Se pensa a mia moglie chiusa in casa al fresco, la vorrei seduta su questa sella e che non potesse più scendere. Io invece sono qua a portare questo peso. Non l'avesse mai detto. Tutto ad un tratto la sella sparì dalle sue spalle. Anche il secondo desiderio era stato esaudito. Oh, ma non ne posso più dal caldo. Ora finalmente posso correre a casa e chiudermi in una stanza e pensare al terzo desiderio. Devo immaginare qualche cosa di grande, di magnifico. È l'ultimo desiderio. Arrivò di corsa così davanti alla sua casa, stanco e accaldato, e appena aperto l'uscio vide sua moglie che piangeva e si disperava seduta sulla sella. Non riusciva più a scendere. Dammi una mano, buona nulla! Non vedi che non ce la faccio a scendere? Ma se ti faccio scendere, subo l'ultimo desiderio e non mi rimane più niente. Grullo che non sei altro! Non potrai pretendere che io passi la mia vita su questa sella! Volente o nolente, il ricco dovette formulare il terzo desiderio e rimase così, a mani vuote, pieno di astio e di stizza nei confronti della moglie, e non finirono mai di litigare e di rinfacciarsi le colpe. I poveri invece vissero felici e contenti nella loro bella casetta, conquistata solo con la loro generosità.